sapeva di essere bellissimo, aveva questo grosso problema al piede che lo ha danneggiato per tutta la vita. Noi non abbiamo ben capito che tipo di problema fosse. Probabilmente aveva il piede con la pianta rovesciata all'interno, ragion per cui da ragazzo, sin da ragazzo, ha dovuto subire dei cilici tremendi, degli stivaletti, zoppicava comunque. Tra le tante altre cose non ballava, laddove la danza all'epoca era un discorso sociale non banale. Sapeva comunque di essere bellissimo, in ogni caso non si è mai spogliato nudo davanti a nessuna persona se non davanti al suo domestico, cioè il piede nessuno lo doveva vedere. Apro una parentesi: quando un secolo dopo la sua morte è stata fatta la ricognizione della bara, chi l'ha fatta ha scoperto incredibilmente che il piede era stato separato dal corpo, ed è sembrato quasi una cosa strana, perché era stato, tutti ricordano, che era stato seppellito con questo piede attaccato al corpo. Chiusa parentesi. Era bellissimo ed era conscio di essere bellissimo. L'idea che io mi sono fatto è questa: ma neanche bisessuale, era proprio pansessuale. Quindi aveva una voglia sfrenata di sesso e di amore, darlo e riceverlo. E mi sembra una cosa normalissima. Certo. Mi sembra una cosa normalissima. Molto bella. Fino a non molto tempo fa si sussurrava che avessi avuto anche degli amori maschili, ma non erano mezze frasi, non si sapeva bene. Poi che cosa è successo? È successo che nel 2000 l'editore Murray ha finalmente aperto gli archivi e quindi ci sono moltissime nuove cose che provano in maniera indefettibile la sua omosessualità, addirittura lettere in codice. Comunque andiamo con calma. Le donne. In Inghilterra ha avuto uno stuolo di donne. Quando è stato pubblicato il Child Herald, è famosa questa frase, lui è tornato dal Grand Tour, hai scritto qualcosa? Sì, ho scritto questo. E invece un suo amico gli ha detto: ma questo è una cosa su Orazio, lascialo perdere, hai scritto qualcos'altro? Ho scritto quest'altro, ma non è granché. E invece, una cosa incredibile, 10.000 copie vendute in un giorno, una cifra strabiliante. E lui ha detto a un certo punto nel suo diario: mi sono svegliato famoso. C'erano donne che in ogni maniera cercavano di vederlo, con dei trucchi, sì. scalavano le finestre, entravano dai camini, scrivevano delle lettere fingendosi degli uomini per avere degli appuntamenti, per poi vederlo. E lui ha avuto uno stuolo di donne enormi. A Venezia racconta di avere avuto nel giro di un anno e mezzo, due anni, 250 donne. Aveva affittato due casini e in particolare fuori un casino che sta non lontano da San Marco c'era sempre una fila di donne, la moglie del pescatore assieme alla contessa, che ovviamente poi a un certo punto si litigavano, avete presente Goldoni, no? Tocca a me, no, tocca a me, eccetera eccetera. È una cosa incredibile, di queste persone noi conosciamo nome e cognome. Cioè queste persone sono diventate famose proprio perché una volta c'era una ragazzina di 16 anni, Anzolina, e lui l'andava a trovare e era un po' infastidio perché questa diceva: ma quando ci sposiamo? E questo, insomma, a parte che era ufficialmente sposato in Inghilterra, ma lui voleva stare con la ragazzina. Entrava e usciva dalla grondaia. A un certo punto si rompe la grondaia e lui è rimasto quasi un giorno appeso alla grondaia, non sapeva che cosa fare. E sì che di soluzione ne aveva, perché i contemporanei ricordano come lui, teatrale al massimo, attraversasse il Canal Grande ogni sera a nuoto con una fiaccola in mano, proprio per farsi vedere, perché era proprio eclatante. Quindi sesso a volontà. Ha avuto dei grandi amori femminili, io direi la sorella. È straordinario il rapporto che c'è tra lui e la sorella. Poi Teresa Guiccioli, che è stato il suo ultimo grande amore italiano, però lui era un po' stanco. E poi una pazza scatenata,
Caroline Lamb, una pazza scatenata, la quale tra l'altro amava vestirsi da paggetto e quindi probabilmente lo vellicava anche su un altro, su un'ambiguità sessuale che a lui faceva piacere. Facevano delle cose tremende, dei dispetti reciproci enormi. Per esempio, all'epoca era una cosa normale che ci si scambiasse i capelli e i peli pubblici. E lui a un certo punto, per dispetto a Caroline Lamb, invia i peli pubblici di un'altra sua amante invece che i suoi. Quindi si facevano questi dispetti incredibili, che erano tipici di una determinata società. Questi sono stati i suoi grandi amori, io direi soprattutto Augusta. Poi c'è Augusta, che era la sorella. La sorellastra. In italiano questo suffisso astra è un po' bruttarello, sembra... Non si usa più, è proprio vecchio. Io la chiamavo Augusta. Comunque la sorella, figlia dello stesso padre, ma non della stessa sorella. Sì, non è più. Però bisognerebbe poi vedere se è incesto oppure no. Per quanto riguarda gli amori maschili... Una domanda, c'è anche una moglie però, con cui le relazioni sono di un certo tipo. Della moglie ne parliamo dopo. Va bene. C'è il discorso degli uomini. Allora, come funziona? Funziona così. Appena si veniva... Questo valeva soprattutto per gli uomini, per le donne non tanto. Le donne nei rapporti lesbici riuscivano a camuffarsi in maniera, insomma, conveniente. Appena si veniva beccati, c'era un processo che durava 2 o 3 giorni, non di più. Paradossalmente lo scudiero, lo stalliere, il ragazzino scoperto a letto col lord, sì, può darsi che venisse ucciso, però può darsi pure che se la cavava, veniva sbattuto in prigione e basta. Il lord no, cioè il messaggio doveva arrivare molto chiaro, veniva messo al ludibrio nella folla per 2 o 3 giorni alla gogna, avete presente? Così, con le mani, dove riceveva sul volto tutto. Escrementi, pietre, animali morti. Pensate che un Lord Nichols è diventato cieco prima di essere poi impiccato, perché dopo si veniva impiccati. Ogni anno 30-40 persone morivano, e tutte quante persone altolocate. In altre parole, Byron è la persona più schietta che esista al mondo, tranne che su un argomento, su questo, ma lo si può capire. Lui è andato fuori dall'Inghilterra, in Inghilterra faceva le cose con molta discrezione, questo è l'unico ritratto che noi abbiamo di un suo amante, era il suo domestico, Robert Rushton, aveva nella magione di Byron, aveva la stanzetta a fianco, però poi in realtà dormivano assieme. In Inghilterra lui agiva con molta discrezione. Poi, quando lui ha esperito il Grand Tour, si è tolto tutte le soddisfazioni possibili e immaginabili. E in particolare ha avuto un amore molto importante, un ragazzo che ha conosciuto ad Atene, franco-greco, Niccolò Giraud. Quando è tornato in Inghilterra, c'è stato un ulteriore giro di vite contro l'omosessualità, ragion per cui lui a un certo punto credo che l'abbia smessa, perché la paura era proprio enorme, quindi credo che lui si sia fermato. Quando è andato di nuovo in Europa ha ricominciato punto e da capo. L'ultimo suo amore, secondo me il suo più grande amore assieme alla sorella, quindi abbiamo detto sorella, la chiamiamo così, è un ragazzino di 15 anni, greco, Lukas Chalandrinatsos. Lui lo amava, non è stato ricambiato. Lui si sentiva ormai vecchio, un po' inutile. Lui cercava di mostrarsi al ragazzo nella sua accezione migliore, quindi vestito da grande generale con una bellissima uniforme e così via. Probabilmente avranno anche fatto qualcosa dal punto di vista fisico, però non era ricambiato, e quindi insomma è stata una cosa che gli è costata proprio molto. Le poesie che lui ha scritto su Lukas sono veramente bellissime.
e sentite l'ultima quartina di una bellissima poesia scritta per questo ragazzo. È l'ultima quartina. Così tanto e di più, eppure tu non mi ami, né mi amerai mai. L'amore non risiede nella nostra volontà, né te ne faccio una colpa, anche se il mio destino è quello di fortemente, ingiustamente, vanamente amarti ancora. E ce n'è un'altra bellissima nei confronti di un altro ragazzo che lui ha amato quando è stato all'università, che si chiamava John Edelston, ed è molto bello. Io l'ho un po' paragonata alle poesie di Cavafis, perché questi due dovevano parlare in codice fra di loro, non era possibile farsi capire. Guardate quanto è bella, è una poesia rivolta a John Edelston. Nostro anche lo sguardo da nessun altro colto, il sorriso incomprensibile a tutti gli altri, il pensiero sussurrato dei cuori solidali, la sconvolgente pressione della mano, il bacio così incolpevole e affinato che amore luse più calde desideri. Quegli occhi palesavano una mente sì pura che persino passione arrossiva nell'implorare ancora. Quindi ci si doveva accontentare in pubblico di una piccolissima pressione della mano, più di tanto non si poteva fare. Adesso, domanda: sono stati più importanti gli amori verso le donne, per esempio verso la sorella Augusta, o verso i ragazzi, per esempio Lucas? E come si fa? Come si fa? Io mi sono fatto un po' un'idea, sai, leggendo il tuo libro. Ti dico quello che ho pensato. Io ho avuto l'impressione che innanzitutto Byron fosse innamorato di se stesso. Ah, quello sì, sì. Ma proprio cotto, sì, bruciato. Veramente. Che abbia avuto dei grandissimi innamoramenti per le donne, per la sorella sicuramente, e che con gli uomini invece il rapporto non fosse così paritario come quello che c'era con le donne, perché comunque al di là dei periodi degli studi, quello di cui hai citato la poesia, in cui le vicende di Byron sono un po' le vicende di tutti i nobili inglesi che frequentavano il college, in cui l'omosessualità era molto diffusa ed era giocata su sguardi, su segni, qualche volta poi arrivava anche agli atti. Cioè, un autore inglese molto cattolico, molto tradizionalista, quando racconta la sua esperienza durante gli anni dell'università, racconta di incontri omosessuali, parlo di Lewis. Per cui, e doveva essere una cosa diffusissima, forse ancora diffusissima, non lo so. Quindi siamo nel periodo comunque dell'adolescenza, perché sono ragazzi che... Sì, sì, sì. Poi però da quel momento in poi, in realtà, se noti lui, a parte il domestico con cui ha questa grande confidenza, e secondo me col domestico si costruisce quella che potremmo chiamare la complicità, una complicità quasi coniugale, perché il domestico non gli fa le scenate di gelosia, non deve stare ai patti. I patti sono che il domestico è l'unica persona con cui probabilmente lui si è scoperto fino in fondo, e quindi è veramente il suo grande complice. Con tutti gli altri uomini in realtà il rapporto non è un rapporto paritario, sono comunque persone molto più giovani e anche di classe sociale, molto inferiore, eccetera. C'è questo innamoramento di fine vita, che è vero che è caratterizzato da questo grande coinvolgimento di Byron, però a me ha dato un po' l'impressione di essere il classico innamoramento che capita quando quello che vogliamo non ci sta. Voi sapete che, come dice il proverbio, in amor vince chi fugge, non c'è come non darla a qualcuno che quello parla. Quando c'è uno stupido che lo segue. No, è sempre così. E poi mentre lui si giocava anche il fatto che cominciava a pensare che stava invecchiando, quindi queste cose qui. Io ho avuto questa sensazione qui. Sì, questo sì, grande amore per se stesso, la tendenza ad avere comunque relazioni con donne, e poi invece, essendo una persona molto libera a livello di costumi, l'idea di avere tantissimi rapporti di vario tipo, soprattutto con uomini. Questa cosa, dimmi se l'ho indovinata o se sì, dal sì, tuo sì, libro emerge un po' così, secondo me. Secondo me è plausibile, però vale per te esattamente quello che ho detto io all'inizio. Parliamo di un essere umano e quindi ognuno di noi la legge come la vuole, avete presente?